Ciao a tutti e bentornati sul canale. Nuovo video tutorial di Natale. Oggi prepareremo insieme dei dolcetti. Adoro preparare i biscotti, soprattutto a Natale. C'è una sorta di tradizione molto molto personale legata a me, mia nonna, mia mamma ogni Natale preparavano appunto i biscotti, ma penso che in tutte le case succeda questa cosa qui. Però io sono appunto molto legata e ogni anno faccio appunto dei biscotti, di solito faccio gli omini di pan di zenzero, però quest'anno volevo accontentare un po' tutti, quindi faremo insieme quattro tipologie di biscotti. La pasta frolla montata, che è utile soprattutto per chi ha la sparabiscotti, se non avete la sparabiscotti potete utilizzare la sacca poche, ma poi nel video vi dirò appunto tutti i passaggi. Frolla linzer, dove all'interno ci sono le mandorle o in alternativa le nocciole, quindi una pasta frolla con la frutta secca molto buona, particolare. E questi biscotti sono famosissimi perché hanno praticamente la marmellata o la crema di nocciole e poi sopra il biscottino con il buco al centro, sicuramente l'avrete visto. E infine altre due ricette, una per i vegani, quindi totalmente vegan, e l'altra gluten free, quindi senza glutine, ovviamente perché anche io ho amici che non possono mangiare il glutine, ho amici che sono vegani e quindi ogni anno, visto che regalo di biscottini, quest'anno ho deciso appunto di regalarli anche a loro, perché gli anni passati non lo facevo perché magari non mi cimentavo in queste ricette, invece quest'anno ho deciso appunto di provare. Allora, bando alle ciance, iniziamo subito. Allora, partiamo subitissimo dai biscotti vegan. Vi ricordo che tutte le ricette le trovate nell'info box. Allora, mettiamo lo zucchero di canna, l'olio di semi di girasole, ci mettiamo anche l'acqua, la farina, che se volete potete dimezzare e fare 125 farina normale e 125 integrale, un pizzico di lievito in polvere, vaniglia se volete, mescolate il tutto. E questa pasta frolla potrebbe anche essere utilizzata subito, quindi la potete compattare e già stendere o far riposare qualche minuto nel frigo, come preferite. La stendete tra due fogli di carta forno e iniziate a ricavare le vostre formine. Io ho scelto i cuoricini perché andrò a decorarli in questo modo. Metà del cuoricino lo andrò a immergere nella cioccolata fondente, l'altra metà invece andrò a ricoprirla con dello zucchero aromatizzato alla cannella. Infatti, prima di infornarli, vado a metterci appunto il mio zucchero, che ho fatto semplicemente mettendo della cannella in polvere all'interno dello zucchero di canna. Se ne volete mettere di più, ovviamente a vostro gusto. Quindi inforniamo 180 gradi per circa 10-15 minuti, dopodiché sciogliete un po' di cioccolato fondente e immergete l'altra parte del biscotto che non è stato ricoperto con lo zucchero e lo lasciate asciugare su un po' di carta forno. Quando il biscotto sarà completamente asciutto, potete impacchettare i vostri biscotti e regalarli. Passiamo all'altra ricetta, che invece è la frolla montata al cacao. Anche questa si prepara subito e si può utilizzare subito. Basta mettere all'interno del mixer un uovo, del burro, dello zucchero a velo e iniziate a montare. Quindi si deve creare proprio una crema. Dopodiché in un secondo momento potete aggiungerci la farina, un pizzico di sale e del cacao amaro, un po' di buccia di arancia per aromatizzare un altro po', mescolate il tutto e si creerà una sorta di pasta molto morbida che andrà all'interno della sparabiscotti. La potete trovare sia alla Lidl al momento, che per esempio io questa l'ho trovata da Epicasa, ma la trovate anche da Casanova, insomma in tutti i negozi che rivendono oggetti di pasticceria o comunque di casa. Scegliete la vostra formina, ci sono tantissime formine, quindi potete scegliere quella che preferite e andate a sparare il biscotto direttamente sulla teglia, senza carta forno mi raccomando, altrimenti non vengono bene i biscotti perché si devono completamente attaccare, e non vi preoccupate, non si attaccano alla teglia perché hanno molto burro. Quindi 180 gradi per circa 10-15 minuti, andate a farli raffreddare, dopodiché li potete decorare. Io per esempio ho utilizzato un po' di cioccolato fuso, ma potete anche metterci della ghiaccia reale oppure semplicemente dello zucchero a velo. Si fanno davvero in un attimo. Andiamo
andiamo alla terza ricetta, che invece sono i Linzer cookies, che sono questi biscotti con pasta frolla alle mandorle. Sono buonissimi, sono i miei preferiti. Allora andiamo a mettere la farina di mandorle, che io ho semplicemente ottenuto tritando delle mandorle. Ci mettiamo anche un po' di fecola di patate o in alternativa amido di mais, zucchero, farina, un uovo e del burro, un po' di vaniglia se preferite. E non ci mettete il lievito perché non serve che gonfino molto i biscotti. Quindi mescolate bene tutto, quando si sarà creata la vostra pasta frolla la compattate e la lasciate riposare almeno 2 ore in frigo. Dopo 2 ore potete iniziare a stendere la vostra pasta. Vi consiglio di dividerla in due parti perché è più facile da lavorare. Mettete un po' di farina sul piano di lavoro e iniziate a stenderla. Ricavate i vostri biscottini, io ho proprio delle formine adatte a creare questi biscotti, ma se preferite potete tranquillamente dare la forma che preferite. 180 gradi sempre per 10-15 minuti, quando si saranno completamente dorati li lasciate raffreddare e la parte di sopra del biscotto con il buco va ricoperta di zucchero a velo, tanto zucchero a velo, mentre l'altra parte andrà ricoperta di crema spalmabile alle nocciole oppure marmellata come ho fatto io. Potete comporre i vostri biscotti e regalarli. Ultima ricetta, facciamo insieme il gingerbread gluten free, quindi senza glutine. All'interno di un mixer andiamo a mettere dello zucchero di canna. È importante utilizzare lo zucchero di canna per dare un po' quel colore marrone ai biscotti. Ci mettiamo anche il burro, l'uovo e la farina di riso insieme a un po' di fecola di patate. Quindi ho fatto un mix. Poi ci mettiamo un cucchiaino di cacao amaro, un cucchiaino di zenzero, un po' di cannella e un po' di lievito in polvere. Vaniglia se volete, mescolate bene il tutto e anche questa pasta frolla andrà fatta riposare in frigo per almeno 2 ore. Dopo 2 ore potete iniziare a stendere la vostra pasta frolla con un po' di farina di riso sul piano di lavoro. Non esagerate con la farina di riso, altrimenti si sentirà nell'impasto e non è proprio il massimo. Quindi stendete la vostra pasta frolla e iniziate a ricavare le vostre formine. In questo caso ho utilizzato dei classici omini di pan di zenzero oppure dei fiocchi di neve. Sempre 180 gradi per circa 10-15 minuti fino a quando si doreranno completamente. Questi li vado a decorare con un po' di ghiaccio reale, se volete la ricetta la trovate giù nell'info box. La faccio asciugare completamente e dopodiché posso impacchettare i miei biscotti. Avete potuto vedere, sono davvero facilissimi da realizzare. La pasta frolla è davvero facile da fare, specialmente se avete il robot da cucina, buttate tutto dentro ed è pronto. Fatemi sapere se queste ricette vi sono piaciute, se provate a farle. Non vi perdete i prossimi video tutorial perché ce ne saranno altri, quindi mi raccomando, continuate a seguirmi. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per essere sempre aggiornati sui nuovi video che caricherò. Io vi mando un grosso bacio e alla prossima. Ciao.